Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti in questo mio nuovo video, un velocissimo haul dai cinesini. Dunque, la prima cosa che vi mostro è il nostro sfondo, questo nostro nuovo sfondo, che è la quarta volta che provo. Ogni tanto cambia l'intensità del colore, quindi questo potrebbe essere un problema, essendo rosso forse dà un po' fastidio. Ditemi cosa ne pensate. È un bel tappeto grosso, che non esce dall'inquecco, che cambia colore, non esce dall'inquadratura. Mi piace un sacco perché c'ha tutti questi piccoli particolari vintage. Bellissimo, mi piace proprio tantissimo. Spero che possa essere carino anche per voi. Poi ho trovato gli acrilici dai cinesini vicino a casa mia e ho preso i colori primari. Sì, non so quanto possano essere di buona qualità, ovviamente il nero, e poi vabbè, non aveva il bianco ovviamente, purtroppo. Quindi per il momento ho questi qui. Naturalmente la prima cosa che ho acquistato insieme agli acrilici, però da altri cinesini che hanno aperto nella cittadina vicino a me, hanno aperto un nuovo negozio di cinesini enorme, grandissimo. Ho preso le bombolette. Allora, gli acrilici li ho pagati sui 2,80 € l'uno, le bombolette sugli 80 centesimi, ne ho prese tre. Una è già, ho fatto una cavolata, è già giù a lavare, ad asciugare, e l'altra ho già provato a metterci l'alcol, dunque ho diluito il rosso con l'alcol alimentare, perché ho provato con l'alcol però rosa, non alimentare, ma si era ingrumito tutto, però vedo che anche questo non si è sciolto bene, quindi o sono gli acrilici che fanno schifo o non lo so. Questa sarà poi una prova da fare. Poi ho preso una pinzetta. Ora io qua i prezzi non li ho mica, ho buttato via lo scontrino. Comunque non supera l'euro nessuna di queste cose che vi mostrerò adesso, quindi sarà su. Mi sono seccata tutte le mani con l'alcol. E niente, avevo bisogno di una pinzetta per i miei lavoretti, quando le cose sono troppo piccine. Sì, ho quella per le sopracciglia, però ne volevo una un po' più professional, dai, e così mi sono presa questa qua. E quindi altra cosetta simpatica. Un'altra cosa, ho voluto prendere queste letterine già in previsione del mio Midori 2019. Voglio mettere i mesi sugli inserti in questo modo qua, un po' più professional anche in questo caso. L'altra cosa, i numerini. Questa fantasia simpatica con queste righette dietro che non restano, no, perché viene via giusto il numerino nero, quindi carino. E anche le letterine semplici, e sono a quadratini, cioè sono dei quadratini proprio. Vi mostro come sono. Cercavo proprio qualcosa di molto basic, molto semplice, e infatti, ma ci sono tutte le lettere, sì, vedete, rimane proprio solo il quadratino, mi piace. Poi, ultima cosa, le mie etichette, che non le trovo più piccoline come le avevo trovate prima. Una volta le avevo trovate un po' più piccole di queste qui. Queste sono così. Vabbè. Tanto mi stanno andando un po' in disuso queste qua. E quindi già vi sto accennando un pochino come sarà il mio Midori 2019, tra un video e l'altro ve lo sto facendo vedere. L'altra cosa che vi anticipo è il mensile, che ho intenzione, quindi questo è un altro acquisto, è una carta molto sottile,
in rotolo, craft bianco 5 metri per 1, quindi un bel rotolone lungo 5 metri. Vedo che da una parte è un po' più lucido e dall'altra è più opaco. Allora, con questo, vabbè, ovviamente ci posso fare l'infinito. Questo l'ho pagato 2 euro e qualcosina. Perché l'ho preso? Perché ho intenzione di fare il mensile a fisarmonica, non più le classiche 12 pagine che si aprono normalmente, ma voglio farlo a fisarmonica, quindi non volevo giunture. Quindi questo mi consente di averlo continuativo senza giunture e poi vi farò vedere. Essendo una carta un po' più leggera, credo occupi meno spazio. A fisarmonica perché, boh, ho questo pallino qua di farlo a fisarmonica. Quindi ho preso questo qua. Adesso vedrò se è adatto, perché la parte lucida potrebbe essere un problema. Non l'avevo visto questo particolare, benissimo. Vabbè, comunque sia, qualcosa ci farò, perché sapete che noi con la carta ci facciamo qualsiasi cosa. Alla Auchan, per chi magari inizia e vuole cose, avere un po' di materiale anche un po' low cost, ho trovato questi acquerelli della Primo a 1 euro, tipo 1,60 euro se non sbaglio. Come vedete sono usati, li ho già usati. Tra l'altro c'è il pennellino con fatto come i classici, questi qui, no? Che secondo me questo pennellino è bello, mi piace come rende, aiuta molto secondo me. Quindi ha già un pennellino insieme molto carino. Mi piacciono, sono molto scriventi. Ovviamente non è un prodotto professionale, però appunto per chi come me interessa solo proprio decorare, sono piccolini, tascabili, graziosi e secondo me vale la pena, è un buon acquisto. E basta. Questi sono gli acquistini dell'ultimo periodo, così un po' creativi. Ovviamente a parte la classica carta da pacco che non manca mai, il rotolo di carta da pacco, e anche questa qua che ho trovato alle Gru, mi pare, comunque l'ho vista anche dai cinesini, ed è carta adesiva. E siccome qualche lavoretto che mi è stato richiesto di inserti, l'ho fatti attaccando questa carta all'esterno, proprio per l'inserto come copertina. È piaciuta tantissimo. Quindi di altro non mi pare, mi sembra di avervi fatto vedere tutto, le penne ve le avevo già fatte vedere, le biro, quindi basta. È stato un haul molto veloce e piccolino. Vi ringrazio di avermi comunque seguita, vi ringrazio sempre. Tra l'altro benvenuti a tutti i nuovi iscritti, mi dimentico sempre, ma siete tutti nel mio cuore. Quindi io vi ringrazio, io vi mando il mio solito mondo di baci e tanta positività, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.